Noi stiamo guardando con preoccupazione questi numeri, è chiaro che se i numeri esploderanno le autorità competenti prenderanno delle decisioni, ma oggi l'impegno di tutti noi è non farli esplodere questi numeri. Io credo che con comportamenti consapevoli, quindi come ho detto prima, riprendendoci la vita, la formazione, il lavoro, anche la socialità, ma in un modo che ci protegga, noi questa impennata che i numeri hanno dobbiamo essere in grado di fermarla. Quindi io per oggi dico: lavoriamo tutti insieme sulla prevenzione, ma non perché ci viene imposta, ma perché ci crediamo. Sa che cosa succederà a Natale? L'allarme di Crisanti è giusto? Io voglio parlare di oggi. Natale, purtroppo il Covid ci insegna che 2 mesi è un tempo lunghissimo e noi non dobbiamo pensare a Natale, noi dobbiamo pensare ad agire oggi, agire con gli strumenti della prevenzione, agire preparando i nostri ospedali. Il Presidente Zaia l'ha detto, gli ospedali sono pronti, noi vogliamo che questi numeri restino bassi, ma se i numeri crescono ci devono essere le corsie, ci devono essere terapie intensive. Questo è il lavoro da fare oggi. Non abbiamo la visibilità. Chi è che a luglio avrebbe detto che a ottobre ci saremmo trovati con quasi 9.000 positivi? E per lo stesso motivo io dico: oggi abbiamo 9.000 positivi, lavoriamo per riportarli a 2.000 in un tempo rapido, e lo facciamo attraverso l'atteggiamento consapevole di tutti noi. È chiaro che se ci troveremo che anziché 9.000 diventano 20.000 e soprattutto l'impatto ospedaliero cresce, beh, le autorità sanitarie e le autorità politiche dovranno prendere delle decisioni. Ma oggi è molto più importante far passare il messaggio e lavorare sulla consapevolezza, sui comportamenti ragionevoli.